Ciao Bunnies, ben ritrovati qui su Crypto4Bunnies, un saluto da Panoschi. Anche oggi andiamo a presentare i migliori progetti Web3, blockchain e crypto, ragazzi. Prima di iniziare a vedere il progetto di oggi, vi ricordo di lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale se vi piacciono questo tipo di contenuti e soprattutto, come vedete, di seguirci qui sulla nostra pagina ufficiale di X Crypto4Bunnies. C'è anche la mia pagina personale, ragazzi, Panoschi, seguitemi anche lì, dove porteremo nuovi contenuti, thread e quant'altro. E dobbiamo subito parlare del progetto di oggi, ragazzi. Superboard, questa di app, protocollo molto interessante che ho iniziato a usare in questi giorni, che vi farà esplorare il Web3 attraverso una serie di quest, nuove app da seguire. E diventare un cittadino on-chain. Andiamo a vedere subito il loro sito, ragazzi. Eccolo qua, Enter into Web3. Come vi dicevo, Superboard è un discovery layer omni-chain, dove in sostanza gli utenti possono scoprire cose nuove da fare quotidianamente on-chain, come vi dicevo, che possono essere appunto delle quest, dei mint, degli swap, insomma tutte quelle operazioni che facciamo quotidianamente sulla blockchain. Tramite Superboard, qual è insomma il vantaggio? Ossia quello che l'utente può in un certo qual modo essere più sicuro perché questo sito, diciamo, che fa un po' insomma da tara a tutti i progetti e porta soltanto agli utenti quelli più qualificati e soprattutto più sicuri. Facendo queste giornaliere, adesso andiamo a provare qualcuna, si diciamo farmerà insomma dei punti chiamati super, e di questo ne parleremo poi a fine video. Come vedete, il sito è molto molto carino, ragazzi, anche a livello grafico, ma andiamo a vedere nello specifico. Apriamo la D-App, ragazzi, e ci troviamo questa sorta di dashboard. Vi ricordo che potete innanzitutto collegarvi al vostro profilo attraverso il wallet, chiaramente essendo su Web3, insomma potete cambiare il vostro profilo e editarlo. La chain, ragazzi, come vedete qui è Osmo perché è collegabile sia a SDK, quindi con Kepler, ma anche VM, quindi potete collegare anche il vostro wallet di MetaMask. Ecco qua, ve lo faccio vedere. Quindi compatibile anche VM essendo omnichain, molto semplice. Una volta entrati, avete editato il vostro profilo, se volete, potete iniziare a fare le vostre quest, ragazzi. Come vedete, qui abbiamo le app da scoprire. Ci sono progetti di cui abbiamo già parlato, ragazzi, sono i più celebri. Qui vedete infatti il Bridge, Cosmos Cartel, Osmosis, insomma tutte le app che alcune già conosciamo. I feed, ragazzi, arriveranno soon, quindi arriveranno anche i feed. E le parti più interessanti sono questa degli airdrop, ragazzi. Come vedete, quelli ufficiali come Zora, Kamino, Puffer Finance. In realtà anche Alice Network, che vi ho portato la scorsa settimana, e Bera Chain, una delle chain più calde, ragazzi, perché ha appena ottenuto. E la cosa più interessante, secondo me, di tutte è proprio questa che riguardano le quest. Queste quest sono in realtà degli earn, in realtà, quindi insomma, imparate qualcosa su determinati progetti o specifiche Web3. Ad esempio, il primo da fare è questo Intro to Superboard, che vi regala 300 SPR. Facciamo una prova. Io in realtà questo credo di averlo già fatto, però ecco qua, avete 2 minuti, molto semplice, io l'ho completata. Vi faccio vedere, eccolo qua, potete rivederla tranquillamente. Vi fanno fare delle quest, ad esempio entrare nel gruppo Telegram. Io l'ho già fatto, però ve lo faccio vedere. Ecco qua, ci uniamo e facciamo la prima quest e andiamo avanti. Facciamo verify, ragazzi. Verificata. Andiamo
Ah, devo guardare il video. Mi ero perso una tasca. Ecco qua, dove fate un po' di earn, ragazzi. Ad esempio, gli hub sono potenziati tramite DEX, Uniswap o PancakeSwap. Uniswap è stato il pioniere degli automatic market makers, gli AMM, che facilitano appunto gli swap da token. Anche PancakeSwap sulla Binance Smart Chain, che è l'equivalente di Uniswap ma su rete della Binance Smart Chain. Vabbè, in questo mercato c'è la domanda e l'offerta, potete fare lo swap, è molto molto semplice, è una delle prime cose che impariamo sul Web3. E quindi, ragazzi, usando Uniswap o PancakeSwap, insomma, potete fare lo swap. Molto molto semplice come dire. Adesso andiamo avanti, token swapper, e ci fa provare ad esempio una swappata con Uniswap. Io adesso non ho molto credito, vediamo se posso farlo così, facciamo così, sì, vediamo un po', swappiamo. E oggi è un po' intasata, quindi ho cambiato, swappato i miei ALK per USDC, vediamo se andrà a buon fine e completeremo la nostra quest. Vediamo un po' se ce lo fa verificare già. Alla fine basta usare un po' la piattaforma senza andare nemmeno nello swap finale. Infatti pare che sia andato, eccolo qua. Congratulations, ragazzi, avete i vostri 100 super, le claimiamo e andiamo a vedere quanti ne ha accumulati. Questo è un buon modo per accumularne diversi. Sul token, ragazzi, che cosa posso dirvi? Posso dirvi innanzitutto che ho contattato il team e non mi hanno potuto parlare di un token ufficiale super e quindi un eventuale airdrop. Mi hanno però anticipato che arriverà presto un protocollo di incentivi per chi accumulerà i super, e soprattutto arriverà un credential layer, quindi ci saranno, insomma, delle classifiche per chi ne accumula di più, immagino, e delle rewards. Quindi il token non è sta, però considerate, ragazzi, che questa piattaforma è nata da poco, da novembre 2022, ha già riscosso un discreto successo, ma è poco conosciuta, sono il primo a parlarne. Però è un buon modo, ad esempio, per farmare questi super soprattutto, ma anche per fare un po' di earn per gli early adopter e soprattutto per conoscere gli airdrop. Presto arriveranno i feed con le notizie, quindi, ragazzi, secondo me è un protocollo appena nato ma dal potenziale davvero interessante, e quindi iniziare a farmare questo super. Attualmente sono punti, ma potrebbero diventare un token. Infine, ragazzi, potete controllare i vostri punti qui dal vostro profilo, dove collegati tutti i vostri wallet, dovete collegare il Discord, Twitter, la mail, Farcaster, adesso ne parliamo, ragazzi. E qui le quest completate, attualmente ho 1000 punti perché ho completato tutte queste quest, usciranno quindi settimanalmente, quindi seguite Superboard. Vi parlavo di Farcaster perché ne abbiamo parlato di Warpcast, il social su Farcaster, sulla chain di Base. 2 settimane fa con If You Was Frank recuperate la live sul nostro canale YouTube, e vi dicevo appunto perché hanno anche il loro account su Warpcast di Superboard, dove annunciano le loro collezioni NFT commemorative da andare a accumulare, ragazzi, mintabili su Zora. E adesso andiamo a vedere, ecco qua la loro pagina su Zora. Questo è l'ultimo NFT mintato per l'Happy Bitcoin Halving, ragazzi. Si minta gratuitamente, pagate solo delle fee intorno ai $2 per la transazione. Ecco qua il loro channel su Zora, ragazzi, la loro pagina. Questi sono gli NFT finora usciti che potete ancora collezionare.
Detto questo, vi ricordo anche di seguire i nostri profili su Warpcast, ragazzi. Eccoci qua, approfonditelo. Infatti, ecco il mio NFT di Gentleman, appena trasmutato. Anche questo dovremmo parlarne. Che cos'altro dire? Non ci resta che salutarvi, ragazzi. Ci vediamo prossimamente per un nuovo progetto qui su Crypto4Bunnies. Un saluto da